Ciao a tutti ragazzi, io sono Negromante e benvenuti in questo nuovo tutorial di Minecraft. Nel precedente tutorial avevamo parlato dell'arresto, c'è ancora la roba qui. E invece oggi parliamo delle cose vegetali. Cose vegetali, cose vegetali. Aspettate, devo prima prendere questo. Allora, intanto vi spiego subito che cosa sto andando a prendere. Il bombian. Cos'è il bombian? Il bombian si fa con le ossa, serve per far crescere più velocemente le cose. Adesso vi faccio vedere. Intanto, prima di tutto, bisogna dire che le coltivazioni devono essere accanto all'acqua, tot blocchi, troppi blocchi lontani dall'acqua, non si bagnano e quindi non funziona. Questi sono semi di carota, vedete che sono cresciuti? Puff, puff, cresce tutto più velocemente quel bombian. Questo invece è un albero, puff, visto? E vi spiego già la prossima cosa, seme di cacao. Il cacao serve per fare i biscotti. Si mette sui tronchi di albero della giungla e si fa crescere così, appunto. Dopodiché, altra roba, i semi di zucca e di anguria. Non posso farvi vedere, bisogna aspettare per forza, purtroppo, perché tu fai crescere e accanto cresceranno i cubi. Come ve lo spiego? Allora, questo sta crescendo, questo è di anguria. Di qua apparirà un'anguria, di qua apparirà un'anguria, di qua apparirà un'anguria, di qua apparirà un'anguria. Non c'è altro da dire. Altra cosa, che ci sono i rampicanti che crescono e servono per salire come se fossero scale, no? Dopodiché ci sono le lilypad, che sono quelle che si trovano nella palude. A cosa servono? Semplicissimo. Questo va, cade nell'acqua. Se tu non vuoi farlo cadere, puff, lilypad. Capito? E puoi anche camminare. Dopodiché ci sono i cactus. Cosa servono i cactus? A fare danno e a distruggere le cose. Perché guardate, visto? È scomparso. Quindi i cactus servono per distruggere le cose. Dopodiché ci sono le canne da zucchero, che servono per fare lo zucchero o la carta. Le canne da zucchero si possono piazzare su terra o su sabbia, però per forza vicino all'acqua, perché, vedete, lontani dall'acqua non funzionano. Se non sentite, questo è il rumore del tasto, non va. Spero di esservi stato utile. Come vedete sta già crescendo altri rampicanti, li avevo messi solo qui davanti. Qua crescono altri, spero di esservi stato utile. E nel prossimo tutorial vi spiegherò anche come cucinare e creare i vari cibi. Ci vediamo al prossimo tutorial. L'ho fatto cortissimo, ma solo perché ho tempo e faccio questi tutorial corti per chi non sa qualcosa di Minecraft. Quindi ci vediamo al prossimo episodio. Bella ragazzi.